Acquisti di casa in aumento, così anche i mutui, ma una vera ripresa del mercato immobiliare in Lombardia, secondo Nomisma, ci sarà soltanto nel 2017. Crescono le compravendite, anche perché per il 2015 si prospetta un ulteriore calo dei prezzi di abitazioni, uffici e negozi, ma il settore immobiliare difficilmente potrà tornare ai fasti raggiunti alla fine degli anni 90 fino al 2006. Questa rimane l'idea degli operatori. Nonisma, l'istituto di ricerche, conferma, ammettendo tra l'altro una flessione più accentuata delle previsioni a causa della deflazione. Infatti c'è un eccesso di offerta di costruito e invenduto, soprattutto di capannoni e uffici. A Milano l'80% non ha trovato un compratore. La situazione sugli immobili nuovi è certamente migliore. È evidente che in realtà i primi sintomi della crisi hanno portato a questa situazione. Per l'istituto di ricerca si prospetta comunque un'ulteriore crescita delle compravendite, ma solo nel 2017 potrebbe esserci un'inversione dei prezzi delle abitazioni con una risalita tra il 2,5% e il 3%. Non solo, secondo Nonisma, 32 miliardi di euro in mutui verranno erogati nel 2015, un incentivo agli acquisti, ma c'è ancora molto da fare. C'è una rigidità dell'offerta in genere, che sono i proprietari che devono modificare la condizione abitativa, che quindi devono realizzare dalla vendita del proprio appartamento, ma un ruolo importante nella rigidità dei prezzi è da attribuire ai grandi soggetti che devono dismettere portafogli immobiliari, in particolare le banche, che adesso si vedono costrette a ridurre sensibilmente le attese approcciando il mercato. A pesare su un mercato che alla fine rimane ancora piatto, i problemi di accesso al credito di giovani e stranieri, ovvero quelle fasce di popolazione che sostengono maggiormente la domanda abitativa reale.